Allora, carissimi amici di Mitico Snake, sì, non vorrei dirlo, ma ve lo faccio vedere da qui. Secondo voi? Beh, sì, è arrivato un ennesimo pacco, anzi altri due pacchi saranno l'ennesimo unboxing. Credetemi, nell'ultimo periodo sto facendo più unboxing io che il canale di Unboxing Therapy. Quindi ragazzi, sì, dai, ci vediamo subito dopo la sigla. Sono degli accessori, beh, dai, ci vediamo dopo la sigla. Allora ragazzi, rieccoci qua. Nel frattempo sistemo un attimino questo microfono, ok? Ecco qua, microfono sistemato, sperando che non si vada a danneggiare. Allora, prendo uno dei primi due pacchi e prendo il più piccolo. Eccolo qua. Beh, andiamo subito ad aprirlo. Allora, in questo primo pacco ci sta, diciamo, un accessorio che riguarda l'attrezzatura fotografica. Adesso ve li faccio subito vedere. Allora, beh, devo dire che sono veramente niente male, ragazzi. Allora, prendiamoli subito. Eccoli qua. Allora, sono dei porta lenti, quindi praticamente questi sono dei sacchetti che all'interno, diciamo, sacchetti dei contenitori dove io posso trasportare all'interno le lenti della mia fotocamera, ovvero la Nikon, come ben sapete, perché ho due obiettivi, quindi uno base, uno che ho preso di recente, ed eccoli qua, varie misure. Quindi abbiamo il più piccolo per il mio 18-55, quindi devo dire che sono veramente molto molto comodi da trasportare, e poi oltretutto sono molto comodi perché si attaccano al jeans e potete portarle alla cintura. Quindi abbiamo quello lì, il più piccolo, eccolo qua. Poi abbiamo il secondo, che è quello medio, che sicuramente io non userò mai perché non ho un obiettivo che sia medio, anche perché il mio 70-300 è bello lungo, compreso di paraluce. Attenzione, bello lungo, sto parlando di obiettivi, non capite male. E poi abbiamo quest'altro, quello lì, che io sicuramente andrò ad utilizzare. Anzi, qua ne abbiamo un altro, eccolo qua infatti. Quindi abbiamo un altro ancora più piccolo all'interno di questo porta obiettivo più grande, quindi sicuramente io utilizzerò questi due. Quindi sono quattro porta obiettivi. Io credevo ne fossero tre, ma ne sono ben quattro, ragazzi. Quindi ragazzi, beh, sono quattro porta obiettivi che sono veramente molto 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 comodi. Come ho detto prima, si possono attaccare alla propria cintura senza aver bisogno di prendere ogni qualvolta lo zaino dalle spalle per cambiare lente alla fotocamera quando scattate o girate dei video. Quindi ragazzi, eccoli qua, dal più piccolo, ok, perfetto, medio grande e quello grande, diciamo, ok? Quindi varie misure. Io sicuramente utilizzerò, guardiamo un pochino, sì, utilizzerò, beh, forse questi due o questi due qui, non lo so. Quindi ragazzi, beh, sono molto molto comodi. Allora io li metto un attimo a parte perché adesso voglio aprire l'altra confezione, l'altro pacco di Amazon. Beh, non, ma quasi quasi trasformo questo canale in mitico unboxing, non lo so, perché veramente sto facendo più unboxing io del canale di Unboxing Therapy stesso. Allora, questa volta, beh, è abbastanza grande anche questo pacco qui, quindi ragazzi, ecco qua, prende tutta l'inquadratura quasi e lo vado ad aprire. E anche questo qua è un pacco che riguarda soprattutto l'attrezzatura fotografica, quindi questo è un unboxing fotografico. Allora, eccolo qua, ve lo faccio vedere da quest'altra parte, e questo è uno zaino proprio adatto alla mia attrezzatura. Allora, vediamo un attimino, andiamo subito ad aprirlo e vediamo un po' come è strutturato all'interno. Allora ragazzi, credetemi, ho voluto prendere questo zaino perché, allora chiudiamo, perfetto, questo zaino perché mi consente di tenere ordinata meglio la mia attrezzatura fotografica. Beh, l'altro zaino sì, sicuramente lo utilizzerò per lavoro, però questo qua è molto molto più comodo. Allora andiamo un attimino
ad aprirlo e vediamo come è strutturato. Intanto tasche laterali per inserire cavette, dispositivi e quant'altro, ma vediamo la tasca principale, quella che interessa a me. Beh, ragazzi, niente male. Qui troviamo anche degli accessori per pulire. Interessante sta cosa. Interessante. Secondo me queste servono per pulire magari le lenti. Ma questo sicuramente, devo un po' capire cosa sono questi accessori che sono usciti da questo astuccio. Ma sicuramente, perché sì, raga, sì, perché questi sono degli accessori. Beh, questa cosa a me mi fa molto molto gola. Quindi KF Concept. Ok, allora ragazzi, ma vi ricordo, come ogni unboxing, nella descrizione vi lascio comunque i link. Allora ragazzi, devo dire che sono usciti anche degli accessori, una pompetta che consente magari di rimuovere cose dalla lente o cose del genere, per come abbia capito io. Poi abbiamo, vediamo un po' questa cos'è, andiamo ad aprirla subito. Questa credo che dovrebbe essere allora sì, raga. Beh, vedete, questo qui è un pennellino che mi consente di pulire la lente. Beh, devo dire che la KF Concept ha veramente afferrato il discorso. Qui abbiamo anche un pennellino estraibile, come fosse tipo un taglierino. Poi abbiamo, come ho detto, la pompetta. Mettiamo un attimino qui a parte. Quindi ragazzi, devo dire che la sorpresa sono stati proprio questi accessori. Poi abbiamo qui un contenitore magari per metterci all'interno del liquido per pulire le nostre lenti. Sì, buttiamo. Eh sì, abbiamo anche una bottiglietta. Eccola qua, un piccolo contenitore che consente di trasportare all'interno del liquido per poi pulire le nostre lenti che trasportiamo. E poi abbiamo proprio quello che serviva a me, un piccolo panno microfibra per pulire le lenti. E questo a me, raga, fa veramente molto molto comodo, ovviamente marchiato KF Concept. Quindi ragazzi, veramente fantastico, veramente fantastico. Allora, mettiamo un po' gli accessori a parte, adesso possiamo anche questo qua, andiamo a vedere un attimino l'interno come è strutturato. Allora, qui abbiamo vari scompartimenti, ovviamente io devo sistemare un po' a modo mio, perché diciamo che dovrò un po' dividere al meglio questi scompartimenti per la fotocamera, perché come ben sapete io trasporto anche uno stabilizzatore, quindi devo trovare dello spazio anche per lui. Qui abbiamo altre due tasche dove poter mettere all'interno altre cose, quindi sì, sono delle tasche abbastanza grandi, ma adesso andiamo a vedere quelle esterne. Quindi questa qui, e voilà, vediamo un po'. Sì, abbiamo altre piccole cosette qui. Ah, abbiamo anche un impermeabile, raga. Beh, anche questo mi fa gola. Zaino abbastanza messo bene, direi. Quindi abbiamo vari scompartimenti. Sì, qui per mettere il microfono, quant'altro. Qui il mio computer 13 pollici Lenovo. Sì, dai, devo dire che ci sta veramente tutto. Allora, ragazzi, sono rimasto veramente contento da questo zaino. Quindi devo dire che ho fatto degli acquisti veramente niente male. Allora, comunque, fatto sta che io di questi articoli, sia lo zaino della KF Concept e sia dei porta obiettivi, vi lascerò il link qua in basso in descrizione. Ve li faccio rivedere anche da quest'altra parte. KF Concept, sì, e poi i quattro porta obiettivi, che poi di questi quattro io andrò ad utilizzare uno e due, eccoli qua. Quindi raga, link qua in basso in descrizione. È tutto, tra porta obiettivi e lo zaino, ho pagato attorno ai 55 euro. Per lo zaino un piccolo sconto stesso da parte del produttore, perché ci stava uno sconto all'incirca di 7 euro, e ne ho approfittato, quindi ho risparmiato qualcosina direttamente dal produttore, mentre invece per i porta obiettivi purtroppo no. Allora,
Termino questo video qui, va veramente ragazzi, sono rimasto veramente molto molto contento solo a vederlo, poi andrò a sistemare all'interno tutta la mia attrezzatura. Che dirvi, io finisco qua questo unboxing e sì, io spero che ne arrivino altri, perché questa cosa degli unboxing mi ha preso un po' troppo la mano. Allora, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi avete uno zaino per trasportare la vostra attrezzatura, dei vari obiettivi, insomma fatemi sapere cosa ne pensate di questi due acquisti che ho fatto. Vi faccio nuovamente rivedere, eccoli qua, porto obiettivi, zaino. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, ditemi la vostra, vi aspetto. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto, vi raccomando, iscrivetevi al canale, che è una cosa molto molto importante, e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Ma soprattutto condividete questi video, perché aiutano molto il canale. E noi ci vediamo, anzi, un'altra cosa prima che mi dimentico, mi stavo dimenticando, potete seguirmi anche su Instagram, che ho la MythicalSnake, ve lo ricorda l'animazione, ma trovate il link a tutti i miei social qua in basso in descrizione. E adesso ragazzi vado a fare il cambio di questo zaino, per capire un po' come posso strutturarlo per quanto riguarda l'attrezzatura. Quindi ragazzi, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Dai, devo dire che è uno zaino veramente fatto molto molto bene, mi piace, ve lo devo solo un attimino ordinare e sistemare a modo mio, ma dai, veramente fatto bene. Quindi ragazzi, ciao, io intanto vado a sistemare tutto.